Ciao. Ciao. Scusa per il disturbo. Cosa vuoi? Matilde, stavolta è il mio compleanno e volevo invitarti alla mia festa. Alla tua festa? E cosa ti fa pensare che io ci voglia venire? Io, vabbè, scusami. Vedi Fabio, ho capito che ti piaccio e che vuoi essere mio amico, come tutti tra l'altro in classe, ma vedi, mi dispiace, io non potrò mai esserlo. Perché? Perché alla festa di quelli come te io non ci vado e come sai io sono la reginetta della scuola e tu non potrai mai essere il mio re. Oh, guarda, è arrivata mia mamma e quindi devo andare a danza. Ciao. Grazie caro. Grazie. Prego. Gentilissimo come sempre. Già. Matilde, mai visto chi è seduto lì? No. Quello, non mi ricordo come si chiama, ma è un DJ famoso. Sì, che ha fatto un sacco di successo all'estero e qui da noi sta spopolando con una hit. Ma è quello della canzone che cantiamo da quest'estate? Esatto. Ah, fammelo vedere. Carino. Eh sì, Io uno così me lo sposerei. Certo. Comunque da quando siamo arrivate ti sta fissando continuamente. Sì. Beh, bella come sono. Assolutamente, tesoro. Beh, fossi in te andrei a conoscerlo. Dici? Sì. Beh, oggi potrebbe essere la sua giornata fortunata. Allora facciamo così, io adesso me ne vado e poi tu mi racconti, Ti faccio sapere. Sì. Ciao. Ciao, amo. Ciao, teso. Ciao. Ciao. Posso sedermi, vero? Certo. Piacere, sono Matilde. Scusa se ti disturbo, però sai, ti ho riconosciuto e volevo farti complimenti. Sei davvero un grande artista. Mi hai riconosciuto? Eh beh, certo, sei famoso, ti conoscono tutti. Senti, io questa sera do una festa per il mio compleanno, in una location super esclusiva, solo con gente top selezionata. Sai com'è? E mi chiedevo se ti faceva piacere venire, sai, per conoscerci meglio. Non sei proprio cambiata. Non capisco. Non mi hai riconosciuto, vero? Cosa vuoi dire? Sono Fabio, il tuo compagno delle elementari. Ti ricordi? Quello bassino, impacciato, timido. Quello di cui non volevi essere amica. Tu sei Fabio? Ah, però! Complimenti! Sei cresciuto proprio bene. Beh, dai, ero una bambina e i bambini commettono degli errori. Certo, e possono fare anche molto male se vogliono. Ed è per questo che è compito di noi adulti educarli a non giudicare superficialmente dall'aspetto fisico o dal loro carattere. E infatti noi adesso possiamo rimediare. No, non mi interessa. Anzi, non mi interessi tu. Scusa? Nella vita ho imparato che non c'è cosa più pericolosa di un adulto che non ha mai educato la sua parte infantile ad ascoltare prima di parlare, ad osservare e conoscere prima di sentenziare, ma soprattutto a non giudicare l'apparenza delle persone senza nessuna empatia, ma con arroganza e superficialità. Ricorda che ciò che fa agli altri lo fa anche a te stesso. Ed ora scusami, ma devo andare. C'è la mia ragazza che mi sta aspettando.
Insegniamo ai nostri bambini ad apprezzare la vita, ad osservarla in ogni sua sfumatura, ad osservare le persone come uniche. Questo li renderà maggiormente ricchi e belli interiormente, liberandoli dalle catene del giudizio. Insegniamo loro e quindi a noi stessi che il rispetto degli altri parte dal rispetto proprio della nostra persona, della nostra individualità. E questo pone sicuramente delle basi per un futuro in una società migliore. Se avete una storia da raccontarci, scrivetemelo sotto nei commenti e potremo ispirarci per i prossimi video.